che hai parlato dell'anima. Se noi parliamo sulla Neshama, sull'anima, è come un sistema questo? Nella connessione fra di noi? E il Bore ha creato il desiderio. Questo desiderio è la volontà di ricevere. Per portare questo desiderio, che è definito come creatura, quel creato, l'individuazione con lui, l'adesione con lui, per portarlo adattamento a lui, questo desiderio non si può cambiare, e tutto vuole godere, vuole ricevere. Si può mutarlo soltanto in esso l'intenzione di quello che fa. L'intenzione per la d'azione. E questo che noi dobbiamo dare a questo desiderio, come far crescere in questo desiderio questa intenzione per la d'azione. Ora, quello che succede è che questo desiderio si divide a moltissime particelle, a moltissime parti, in ogni parte inizia a sentire a se stesso. Inizia a sentire a se stesso come diviso, come autonomo verso gli altri, e allora esce che tutti sono diversi uno degli altri, e allora il legame fra di loro è un legame egoista, come fra questo grande creatura e il Bore. Egoisti, un egoista, però questo è tutto meno per ricevere per se stesso, e il Bore è tutto più e tutto d'azione. Quello che è successo a noi, nel fatto che il desiderio si è frantumato, è che ogni parte e parti di questi sente verso le altre parti come se stesso e il Bore. Io respingo a tutti, io odio a tutti, io voglio sfruttare a tutti, come tutta questa creatura, con tutta questa parte, e tutta questa creatura, è lo stesso atteggiamento verso il Bore. Così adesso, agli occhi nostri, la stessa forma di relazione che c'è questa creatura con il Bore. Questo che il Bore ha creato, ha fatto, semplicemente con questo, che lui ha diviso a noi a tantissime parti, la luce è entrata fra di noi e ha fatto ognuno di noi che sia diverso dall'altro, che la relazione fra di noi sarà come l'atteggiamento che abbiamo tutti fra di noi, come quello che è l'atteggiamento di tutta la creatura con il Bore, e il Bore in se stesso però occulto. Allora noi, attraverso il fatto che noi possiamo correggere questi legami fra di noi, correggiamo il nostro collegamento col Bore, il nostro contatto, la nostra relazione col Bore. Se il Bore sarebbe stato scoperto, saremmo stati per forza, avremmo donato, lui dato, saremmo stati in adesione con lui, avremmo fatto varie azioni per lui. Forzatamente, che lui è la fonte della ricchezza di tutto. Ora, la volontà di ricevere sarebbe stata così, apriva la bocca e avrebbe fatto tutto per lui.
non sarebbe mai stato capace di evolversi da solo in forma autonoma. E nel fatto che noi abbiamo delle relazioni create fra di noi, fra le parti, come esattamente come il Boré, noi possiamo correggere queste relazioni fra di noi, al di sopra del nostro ego. E allora con questo noi correggiamo anche le relazioni nostre generali con il Boré. Per questa ragione nel nostro laboratorio, negli occhi nostri, che noi non realizziamo dentro la decina, anche fra uno e l'altro, noi correggiamo il nostro atteggiamento al Boré, fino a che lui si scopre. Dove si scopre il Boré? Lui si scopre fra di noi qui, che noi passiamo dall'odio all'amore, fra una condizione all'altra. E per questo tutte le leggi dell'Adam, che ci sono fra l'uomo e il suo simile, è come l'uomo ha con il Boré. Soltanto che io non sento il Boré, però io posso parlare del mio atteggiamento, della relazione con lui come mi pare, però verso l'amico è un'altra cosa. Lui si trova qui, che non posso mentire a me stesso con questo. Questo è tutto. Qui parliamo esattamente di tutto, dell'essenza del processo. È chiaro questo?